nel suo senso generale componibile. Non sono d'accordo, non sono, mi piace molto la parola, ma non sono d'accordo. Ma sembra la stessa cosa. È interessante perché dà l'idea di qualcosa intanto di non statico. Ah, interessante, cioè componete i suoni insieme. Fate le cose di questo tipo. Mi piace un sacco campionare, ripetere. Dopodiché, musica componibile. Mi è piaciuto ieri sera, anche se non sono d'accordo, è una cosa che mi piace anche se non la capisco. Lontano 1999, il compositore rispose: ma porca puttana, ma sembra la stessa cosa. Sono in lack of inspiration. Secondo me i Mariposa, non sentendosi sicuri di se stessi, pensarono che ci fosse la necessità di una definizione per definire la loro musica, ma questo fu un errore coglionissimo. Ecco, questo del musica componibile mi sembra interessante perché dà l'idea di qualcosa intanto di non statico. Abbiamo bisogno di definizioni perché altrimenti la sedia rischia di avere le ruote. Perché mi devi dire sedia? Tu mi hai già catalogato e mi metti nello stesso settore insieme a quella poltrona vecchia e rotta. Io no, sono è sempre convenzione. Non vorrei fare torta a componibile, una volta un pezzo in più, una volta un pezzo in meno, una volta tirando le somme come granita. Se metti attaccate tutte le fette del prosciutto affettato, non è che si ricompone il prosciutto, quindi l'intero non è la somma delle parti. Ma a parte Mariposa, autocomponibile, hai detto? Bella domanda. Mi viene in mente un'ovvietà, perché tutta la musica è componibile, si compone, quindi mi sembra una banalità che non vi fa onore. Ma è uno scempio! Anche la mia scrittura, volendo, è componibile. Però se dico così arrivo a dire che il rock è morto e non ne sono assolutamente convinto, perché mi sono incartato da solo. Mondrian. Perché Mondrian è pittura componibile fondamentalmente, no? C'è un pezzo di infinito. Ecco, secondo me la musica componibile potrebbe essere un pezzo di infinito. E finisce. Cioè, dal punto di vista, diciamo, quindi... Di fatto, mi pare che i figli non manchino. Mi mette anche Antonioni, non so se avete mai visto i suoi film, che sono per loro natura non finiti, no? Cioè, lasciano delle prospettive aperte. Anche Robert Altman, che è un grandissimo autore, finiti, no? Ha utilizzato sempre moltissimo delle tecniche che a voi farebbero morire da ridere. Voi avete visto Nashville? No, siete molto ignoranti. Perché potrei parlare di quel che ho fatto oggi, cercando di capire se è componibile piuttosto che quello che ho detto fino adesso. Ci sono probabilmente molte televisioni e molte radio, anche perché c'è il sindaco, c'è l'assessore, c'è questo, c'è quello. Riprova e controlla. A caccia. A. Chi. I. O. E lato. Riprova l'arte e controlla. L'arte alternativa ha bisogno di essere collaborata e non è un pisciarsi addosso ogni volta dirci ci siamo pisciati addosso, ma è andare a pisciare da un'altra parte, cioè voglio dire, per far sentire, no, che le nostre urine non puzzano di mele, marce. Dal piede alla mano. Più che componibile è proprio... Grazie. Componibile il corpo umano. Dal piede alla mano. Se uno è da solo, fa il cantautore o comunque fa il Morgan della situazione... Cioè io non credo nella spontaneità, sinceramente. O meglio... Credo che siano tutti spontanei gli approcci, anche quello di un accademico. Mi sembra una poetica della musica, Stravinsky. Lavori sull'etimo di comporre. Anche Wagner cosa ha fatto? Ha preso un mucchio di temi, li ha messi assieme, li ha congiunti attraverso il libretto. No, penso che sia sbagliatissimo. Siamo leggero. L'etichetta si dà quando muore, quella è l'unica etichetta che vale. L'epitaffio. Componibile, musica componibile. No, tutta la musica che non esiste ancora. Perché l'altra è musica composta. Musica componibile è quella che non è ancora stata scritta. Puzza quando si decompone. La musica dei Mariposa, musica componibile, no, ovvio. I dischi la musica è decomposta in questo momento in quanto è assolutamente morta. Anzi, più che morta, è come dicevo decomposta. Minchia, non mi schiodo da due concetti. Sarò diventato arteriosclerotico? Quattro umori. Cosa potrebbe essere? Una cosa rossa? Il flegma, la bile, fianco, l'altra bile, di o bile nera, o se preferisci il termine greco è melancolè, né sinistra, né sopra, e il sangue. Morto.
Per cui mi immagino voi che vi divertite a componire. Chissà che non ci sia ancora invece il componibile. Più che componibile è proprio da componare, composto, comprimere, complesso, complesso nel senso di completo. Ragazzi, è più il processo che interessa, come uno fa ad arrivare a una certa meta, qual è il percorso che percorre. Per fortuna ci siamo inventati dei sistemi per cui per andare da A e B ormai possiamo passare da parecchi tragitti. Noi usiamo prete intenzionali. Riesco nel mio intento, quindi ho un certo stile. Cioè non sovrastrutturate la musica, perché spesso succede quello. E poi che cosa succede? Che i comunicati stampa sono molto più belli dei dischi. Che è una cosa che accade sempre più spesso. Sotto, a destra, né sinistra, né sopra. E molto. Io non posso pensare che uno suona per far star male la gente. Gli strumenti e le... La Madonna, la che fa? Ispezione! Ma va a Bush, quanto mi sta sul Carlo Bush, non vedo l'ora che fanno le lezioni, così mettono quello più simpatico di sinistra. Cioè, non vedo, non penso che negli Stati Uniti stiano molto meglio di noi. Quindi sentitevi in colpa per quello che diventeranno i miei bambini. C'è troppo una democrazia. Porta fortuna. Da un lato tutte cose nordiche tipo Lego e l'IKEA. Venne un po' in mente, si può dire, l'IKEA. Siete un po' più complessi dell'IKEA. C'è una musica fatta fra divani, fra tavolini, fra gazebi. Maybe we'll get our music from the big IKEA in the sky and some of us can follow the instructions and some of us can't. Who is IKEA? IKEA. Perché gran parte dei gruppi italiani e comunque mondiali poi si chiamano fracazzons all'inglese? Inglese, perché così dà la pila internazionale che fa la differenza. Parlano bene del disco, male del nome del gruppo. Music is fine. Musica componibile. Inglese. Fitted music, that's nice. So you can buy it and piece it together in the comfort of your own home. Che abbiamo scoperto, chissà se è vero che poi è un fascista quello di che appare che sia uno dei finanziatori della destra estrema svedese. Siete un po' più complessi dell'IKEA. Non mi piace, io sono probabilmente un vecchio reazionario che crede ancora nella meritocrazia. Se sei bravo, suoni bene, componi bene, vai avanti. Se sei una merdina puoi anche darmela su un piatto d'oro, che me ne sbatti i coglioni. Io, come Marcel Duchamp alla fine, io faccio questo, faccio una cagata, stimo che sia un'opera d'arte, e un'opera d'arte e va a fa un culo. Certo. Il punk è la sacco da... Il ragazzino che era punk a 18 anni, a 16 anni, si calava gli acidi così, che a 24, a 25, se non c'aveva la bombetta ed era nella city a fare i cazzi suoi, era probabilmente internato da qualche parte. Sid Vicious non sapeva suonare lo basso. Infatti non ha mai suonato un disco Sid Vicious. Vabbè, però dal vivo lo suonava lui. Non è detto. Ma che cosa stai dicendo? Ma tendici cazzate. Il punk è il liscio del 2004. Al di là dell'atteggiamento formale assunto, quello che conta è il contenuto. Uno potrebbe dire anche musicalmente le cose molto importanti facendo del liscio. Credo sia ormai veramente passato il tempo dell'ideologia. Progressive towards what? Progressive, a parte progressive, ma bisogna capire, secondo me c'è un progressive di destra e un progressive di sinistra. Brughette e bresaole di destra, un tramezzino tondo e pomodoro di sinistra. Come fai a saperlo? Questa musica è difficile, non si capisce, e delle volte fa paura. E comunque per me l'idea di musicista è quella di un medium. Ogni genere muore nel momento in cui viene definito, no? Perché in realtà viene racchiuso in una gabbia che poi è incapace di contenerlo, quindi comunque lo contiene solo come cadavere. I Catari, gli Albigesi, Innocenzo III, quel figlio di puttana è andato ad ammazzarli tutti, eppure avevano un segreto incredibile. È chiaro che la cultura è l'unica vera risposta alla morte, quindi c'è una profonda assunzione di responsabilità, no, etica, etico-sociale, ma etico-fenomenologica, etico-ontologica, cioè assumere che stai con la tua effervescenza simbolica, tu stai sfidando la corporeità.